Bella sì. Allora, questo è un video tag. Video tag. Mi hanno taggato. Boh, una cosa del genere. Insomma, Flavio, mortacci, ma incastrato, eh! Ma io sto qua. Allora, metto bene il treppiedi. Allora, Flavietto mi ha dato da fare i 10 comandamenti. Io mi sono scritti perché c'ho pure un buco qua. Questa parte, eh? Dice, raccontati quando eri piccolo. Quando eri piccolo? Ma perché mo siamo cresciuti, oh. Vabbè, allora, mi pare quasi i 10 comandamenti questi, oh. Dice, racconta, io poi ci provo, vediamo un po', oh, io questa cosa non l'ho mai fatta, non so come si fa, improvviso e ci provo, come va, va, se va, va, se non va, non va. Allora, dice, quando eri piccolo, primo comandamento, quanti anni hai? La domanda di riserva? Da 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 da. Da 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 da. Vabbè, si vede, c'ho qua, dai. Mi faccio 43. Eh già, primo comandamento. Oh, io te penno perché so scemo, poi mi riguardo, se no li leggo. Allora, ce l'ho 43. 44. A ottobre però. Oh, ce vuole arrivare a ottobre. Ancora ce n'ho 43. E non ci proviamo. E io te penno. Faccio vedere che te penno. Vedi? Si vede? Te penno. Poi dopo te dico pure perché te penno, Foto di quando eri piccolo. Boh, una foto di quando eri piccolo non ce l'ho, ce l'ha mia madre. C'ho una foto di quando ero pischello. E mo qualche maniera cerco di metterla, non è perché osso. Non è che sono tanto tecnologico, ci provo. Boh, se ho riuscito a mettere la foto di quando ero pischello, non lo so. Hai visto? E lì c'avevo, dicevo, 16 anni. Stavo sulla moto di mio padre, perché Camia c'avevo un frociato. Siccome ero frocio proprio matto per le moto, ci sono sempre stato, ci sono ancora. A mia non c'avevo più, c'avevo 16 anni e stavo a fare la foto sulla moto di mio padre. Sotto la moto, di sotto, per terra, che non si vede dalla fotografia, ci stavano le stampelle. Perché ovviamente mi sono preso un camion dalla monnezza, paro paro, mi sono sfondato la capoccia qui, 26, 27 punti, mi sono sfondato qua sotto, la cicatrice, il ginocchio, insomma, però a modo, ho girato l'Italia con la tenda legata davanti, a voglia a te, bei tempi, poi sono venuti i fido, cazzo, a modo sta là sotto al garage. Poi, allora la foto di quando ero piccolo, vabbè, penso che la riesco a mettere, e depenno perché, ecco qua. Escluso il cane, vabbè. Qui dice il terzo comandamento, mettete bene, azzi. C'ho il guanto, perché le cose quando le faccio col guanto, se no faccio i danni. No, mi sono fatto male. Mi sono fatto male e mi tengo il guanto. Avere i più amici maschi o femmine? Che c'è ora? Il punto di domanda qua mi sa di sì. Non ci ho messo io. Allora no, io ero un amicone, ma lo so ancora, maschi, femmine, ero amico con tutti. Maggiormente andavo i maschi perché ero un po' come Pierino. Io ero un misto tra Pinocchio e Lucignolo. Ne facevo di tutte e di più, perciò diciamo i femminucce di solito sono più tranquille nei giochi, no? E io mazzafiorna, cerbottana, bicicletta, skate, a guerra chi cincinelli, a guerra chi bastoni, ero un po' scapestrato da pischello, poi dopo da ragazzino, poi dopo mi sono calmato, si vede, no? Sono diventato tutto caruccio, tutto pettinato, no? Vedi? Eccomi qua, vedi? Ah? Tutto caruccio, tutto pettinato. E perciò no, vabbè, forse più amici maschi, dai. Però io stavo bene con tutti, anzi pure più grossi, più piccoli. Io non ci ho mai avuto distinzioni grosse e de penno. Terzo comandamento, quarto comandamento. Giochi preferiti. Allora, giochi preferiti c'avevo. Bicicletta in assoluto. Anche perché era quella, diciamo, forse un po'. C'era prima il pallone. Ma io non sono mai stato amante del pallone, mi faceva faticaio, dovevo curare presto, ma che cazzo, ma il pallone mi è mai piaciuto. Bicicletta
e skate. O skate forse mi piaceva anche di più, però non è mai andato, qui delle parti nostre non è mai andato, perciò quando ci andavi in qualche maniera eri solitario, no? Io sono sempre stato pure un po' solitario, perché quando voglio fare una cosa, se la riusciamo a fare in 50, in 100, in 10, io sono contento, mi piace, ma se no la faccio pure da solo, non mi creo. Perciò sono andato parecchio anche con lo skate, forse più lo skate mi piaceva di più. Però poi dopo c'è una calcoletta qui su sul tavolino a sollevare. Non una calcola di quelle così, una calcola boh, che ne so, un po'. Vabbè. Perciò no, vabbè, giochi preferiti, bicicletta e skate, dai. Giochi preferiti. Poi facevo un po' di tutto. E questa la depenno. Quinto comandamento. Chi volevi diventare da grande? Perché volevo diventare qualcuno? No, diciamo che il mio idolo è sempre stato mio padre, perciò mio padre in periodo faceva il carrozziere quando ero ragazzino e io da grande volevo diventare un carrozziere. Poi mio padre ha cambiato lavoro, si è messo a far camionista e io volevo diventare un camionista, però un camionista ci sono diventato, camionista ci sono diventato, ho viaggiato con i cami per l'Italia, anche qualcosa all'estero, perciò quello l'ho fatto, è una cosa che ancora mi piace tanto, se dico la verità, però non lo faccio più. Ma non c'avevo una cosa, c'avevo lo stimolo, qualsiasi cosa che faceva mio padre mi piaceva, perciò in qualche maniera optavo per quello, niente di più. Poi depenno, perché sennò io te lo rileggo, poi lo rileggiamo, Io carco la cascola, ero quello che leggeva col dito così e poi rileggevo lo stesso dico un'altra volta così, o leggevo tre volte, poi la maestra mi diceva, oh, ha letto tre volte, vanno avanti, e poi dopo, capito? Cosa amavi mangiare, amico mio? Cosa amavi mangiare? La domanda di riserva? Non c'è? Allora, io amavo mangiare tutto, tranne che le verdure, tutto amavo mangiare. Maggiormente il periodo proprio da ragazzino, forse patatine fritte a tutto spiano. La maionese col ketchup, senza maionese, senza ketchup, però invece c'è tutto, carne, pasta, dolci. Per me a Nutella si mangia col cucchiaro, ma quello grosso, prendi il cucchiaro, quello da minestra, perciò che me stai a dire, mi piace tutto, dolci, salato, tranne le verdure mi piace tutto, perciò questo prima, adesso uguale. Poi, depenno, sei. Settimo comandamento. Cosa odiavi mangiare? Le verdure. Te l'ho detto al sesto. Insalata. Insalata proprio mi faceva proprio schifo. L'insalata mi faceva schifo. E mo la mangio invece mi piace tanto. Questa era da ragazzino proprio la odiavo. Pensa. Facevo l'asilo, forse la prima elementare. Andavo a scuola al refettorio, no? E sti cazzo di insalata all'ora di pranzo, a me non mi piaceva, mi obbligavano a mangiarla. Che ho fatto una volta? Ma non perché me lo ricordo io, perché me lo dice mia madre ogni volta, ah tu l'insalata. Io ho preso l'insalata e me la sono messa dentro le tasche, no? Perché quella sennò la vedeva lì, si incazzava la maestra, ah rimagnate, ho detto un cazzavo, ho detto una parolaccia. Vabbè, ci sono due o tre parolacce ci mettevo dentro, sennò poi. Siamo romani e a Roma si parla con qualche cazzara. Ho detto un'altra volta. Vabbè, un alevo ci sta, due ci stanno. Speriamo che non ho detto prima, me ne sono accorto. Vabbè, e perciò diciamo l'insalata era quella che proprio mi faceva più schifo di tutti. Poi i pomodori, la verdura tutta, non me ne piaceva una. Depenno, finito, settimo comandamento. Poi, otto. Oh, io leggo a bassa voce perché so... Quali erano le figure di riferimento tranne i genitori? Mi sa che mica c'erano. Boh. Tutti quelli che forse vivevano fuori delle righe. Mi piacevano in qualche maniera tutti quelli. Quelli che andavano controcorrente. È un po' come so io, no? E sono rimasto forse un po'. Sono sempre stato un po' così. Io vanno tutti là, io vado di là. Vanno tutti là, io vado di là. Dove vanno tutti, io vado di giù. Sì, non è che c'è una figura ben... Mi piacevano tutti quelli che vivevano fuori... Ho detto, quante volte lo devi dire? Simo, che dobbiamo fare? Due ore di video? E basta, no? Dai un taglio. Vabbè, niente, dai, questo depenno.
faccio così, faccio no, faccio uguale a prima, guarda. Perciò niente, un bel po' coso. Poi, quali erano le tue materie preferite? Ah, qui proprio, qui ce n'era manco una. Allora, a me a scuola mi ha sempre fatto schifo. Dall'asilo ai medie, ai superiori non l'ho fatte. Se capisce perché sono una capra, non mi è mai piaciuto studiare. Non so contare, non so scrivere. Non me ne frega un cazzo. Un'altra volta la parolaccia, mannaggia. Vabbè, allora, dopo ci metto il bip al limite, se sto capace, se no te la tieni. E papà, se se conosciamo, o se me conosci, o se me conoscerai, io so così. Perciò la parolaccia ci sta, con la telecamera e senza, ci sta. Perciò niente, no, e... quale domanda stava a rispondere? Mi sono scordato. Ah, non c'erano materie, non mi piaceva proprio la scuola. A me, a maestra, ero un ragazzino, gli diceva a mia madre, per Simone la scuola è un vestito stretto, non gli piace. C'aveva ragione, a me proprio... Sai quante volte sto scrivendo e mi giro a mia moglie e mi dico, oh, ma questo ci devo mettere l'H, qui ci devo mettere... Ah, papà, t'ho detto... Se non ci metto, ma che me frega me? Io capisco uguale quando la leggo. E vabbè, così. E vabbè, e questo l'ho detto. Perciò io la depenno perché il nono comandamento l'ho detto. Poi c'è il 10. Quale consiglio daresti ai tuoi genitori? Allora, a prescindere che io sono una persona molto modesta, non mi sento di dare consigli. Consigli... poi un genitore che un genitore mio padre e mia madre hanno 20 anni più di me, come faccio a dargli consigli? Hanno più esperienza, no? L'unica cosa che io gli ho sempre detto, continuerò a dirla per un'esperienza di vita, però questo non è tutto per tutti uguale, per un'esperienza di vita che io ho sempre detto, godetevi la vita perché dei sacrifici a suo tempo ne abbiamo fatti tanti. E la vita è maledetta. Ne so qualcosa io adesso che ci sta papà che non sta tanto bene e sto un po' a tribolare. Niente. Oh, questi sono i 10 comandamenti. Ci stanno? Non ci stanno? Ci stanno? Non ci stanno? Ci stanno. Però abbiamo finiti. Perciò niente, dai consigli, non... i genitori non si possono dare, solo godetevi la vita perché poi... arrivati a una certa età, insomma, è giusto pure così, no? Dei sacrifici l'hanno fatti, hanno cresciuto i figli, hanno fatto chissà quante rinunce per crescere i figli, sì, problemi coi soldi, problemi de lavoro. Io ho avuto papà che ha fatto un miliardo di lavori, si è sempre dato da fare, ha avuto i suoi successi, i suoi fallimenti, ma alla fine la vita, vabbè, noi andiamo, dopo andiamo sul poetico, se andiamo su, no, sul poetico, sul patetico, e se andiamo sul patetico mi vado pure sul cazzo. Mo devo taggare qualcuno, allora tagga qualcuno, io ci provo, raga, faccio i nomi, sperando che vi vedete il video, e rifate a sua volta questa 10 comandamenti che aspetta, cornuto de Flavio mi ha fatto fa me, hai capito Flavio? E... boh, non so se riesco a mettere il link qui sotto, visto tutti i youtuber, ah, vi lascio il link qui sotto in descrizione, io non so capace, non mi ha fatto, boh, se ci riesco vi lascio il link in descrizione, se no andate a cercare su, come faccio io, no, io sono ignorante, vado su YouTube, metto il nome del canale e poi trovo il canale, ma probabilmente se guardi a me questi YouTube magari li conosci, perciò magari riesci a seguire. Allora passo la palla per primo a un ragazzo, perché è un ragazzo forse più o meno c'era l'età mia, che è conosciuto da poco, che sta su YouTube da poco ma è simpaticissimo, indirizzo sconosciuto, tu vai su YouTube e gli dai indirizzo sconosciuto. Non c'ha tanti video, no, ha cominciato che poco, ma è un pazzo scatenato, se te vuoi fare due risate metti quello, e della serie lui è peggio di me. Perciò, indirizzo sconosciuto, ha da fare sto video pure te, do cazzo vai, non puoi mica scappare. Poi, ci proviamo perché ieri sera si è iscritto al canale Camper Jama.
Allora dico camper giama, fai questo tag pure te, come ho fatto io. Ti metti lì, ti scrivi tutti e poi le fai e ci racconti. O fate uguale, YouTube, chi non conosce, camper giama. Te capita, è un pischello, ma qui siamo tutti pischelli, da 20 anni a 60 siamo tutti pischelli, ma che stiamo a dire? Te trovi, io ci provo il link, ma sicuramente non ci riesco. Un altro che c'ha il camperone quasi come il mio, The Bandit, uguale YouTube, The Bandit, cercolo pure lui. È simpatico e bravo e fa un sacco di video. C'ha il camper tipo il mio, perciò a bandito, ha da far video pure te, do cazzo va, pettetti. V'ho fregato. E altri non è che ne conosco tanti, qualcun altro già avete messo. E poi vabbè, io sono manco se questi lo rifanno. Se te guardi il video, come fai a farmi? Perciò guardate il video, guarda. E poi io dico, iscrivetevi, importante è iscriverci a questo canale, perché qui ci sta. De politica non si parla, perché non è una politica proprio. Si parla de sesso. No. No, stavo a di de sesso non si parla. Si parla di camper, si parla di. Basta, non si parla più. Boh, per ora abbiamo finito. Ho taggato, ho fatto il video e basta. Per adesso saluto a tutti. I nuovi iscritti. Non nuovi iscritti, se non sei un nuovo iscritto iscrivete, così diventi nuovo iscritto e io ti risaluto un'altra volta, ti saluto più volte quando non sei nuovo iscritto e quando sei iscritto. E poi basta, se tu ti iscrivi il canale funziona, se famo due risate cazzaramo, e se no il canale funziona, se famo due risate cazzaramo. Bella zii, ti saluto, ti saluto.